Marek. Marek, vieni veloce, vieni, vieni. Guarda cosa c'è qui, Marek. Marek. Tanti auguri a te. Tanti auguri a te. Tanti auguri a Marek. Tanti auguri a te. Soffia! Auguri, amore mio! Mangiati la bilossa! Spegniamo tutti insieme. Auguri, cugino! Quanti anni fai oggi? Tre. Come sono tre? Quattro. Tre anni! Oggi è il tuo? Sto facendo tre anni. Quanti anni hai fatto? Fai vedere? Così. Tre! Tre! Un regalo piccolo piccolo, ma c'è. Guarda il libro di Natale. Bravissimo, quella è la storia di Gesù bambino, amore. Ti piace questo libro? Poi domani c'è il regalo grande. Chi te l'ha regalato questo karaoke? Nonna. Nonna chi? Nonna Assunta. Nonna Assunta. Gli dici grazie a Nonna Assunta? Grazie a Nonna Assunta. Quanti anni fai? Tre. Fammi vedere. Tre. E fammi vedere il numero. Il numero con le manine, fammelo vedere. Questo. No, amore, con le tue manine. Fammi il numero 3 con le tue manine. Così, guarda come fa mammina. Guarda mamma, così. Manca un dito. Dai, leggiti il tuo libro di Natale, che è un regalino, giusto per aprire il regalino. E poi domani arriva il regalo grande. Wow, secondo te cosa ti ho regalato? Sì, questo è quello che ti ho regalato adesso. Ma secondo te cosa ti ho regalato per il tuo compleanno che apriamo domani? Eh? Non metterlo in bocca, amore. Non metterlo in bocca. Cosa ti ho regalato secondo te? Cosa vorresti che la mamma ti regala per domani? Un gioco grande. Un gioco grande? Che gioco è? Le costruzioni. Ah, vuoi le costruzioni? Mi fa piacere che me lo dici adesso, amore, perché mi avevi chiesto un'altra cosa. Buongiorno, benvenuti in questo nuovo vlog. Vlogmas. Allora, oggi è il 30 di novembre, siamo appena svegli, infatti sembriamo delle pazze. È il compleanno di Marek. Marek ha spento le candeline, ma giusto così stamattina perché voleva spegnerle. Poi stasera ci facciamo una bella pizza, vero nonna? Bellissima. Una bella pizza alla tortina e gli facciamo spegnere le candeline come si deve. E adesso mi ha detto: mamma, per il mio compleanno voglio le costruzioni. Infine un mese fa mi ha chiesto la bicicletta. Vabbè, ormai la bici è comprata, vediamo domani che reazione fa. E niente, adesso gli ho fatto aprire giusto un regalino piccolino, il libro di Natale, perché così mi ha chiesto: mamma, non c'è nessun regalo per me? Ho detto sì, c'è, e gli ho dato il libro di Natale. E non importa, non era destinato a lui quel libro, però non importa. Mamma va a prendere un altro pensierino per l'altro bimbo. E niente, adesso io e mia suocera abbiamo tanto da fare, tante cose da fare. Mettiamoci all'opera. Mettiamoci all'opera. E uno, due, tre. A dopo. Allora, noi ci siamo fatte la lista delle cose che possiamo fare oggi per domani.
e poi ci sono delle cose che dobbiamo fare per forza domani mattina per il pomeriggio. Iniziamo dai dolci e possiamo fare tranquillamente la crostata alla marmellata, il ciambellone, la crema pasticcera, così la mettiamo in frigorifero per farcire il pan di Spagna, e possiamo fare anche il pan di Spagna, che lo chiudiamo bene e lo mettiamo da parte, poi domani lo dobbiamo solo tagliare e farcire. Allora, per fare la crostata morbida utilizziamo 75 g di burro, 300 g di farina, mezza bustina di lievito, 75 g di yogurt bianco, che può essere intero o magro come preferite, 125 g di zucchero e un uovo. Allora, mettiamo insieme lo zucchero e il burro e lo facciamo lavorare. Una volta che ha girato un pochino e che si è amalgamato insieme, il burro si è amalgamato insieme allo zucchero, aggiungo l'uovo e faccio girare di nuovo. Grazie. Un pizzico di sale. Farina e la mezza bustina di lievito. Sì. Adesso la lascio riposare giusto 5 minuti in frigo mentre mi preparo tutto il resto. Ok, adesso la divido, perché una parte mi servirà per fare le strisce e una parte mi servirà come base. Ecco qua. E direttamente sulla carta da forno vado a stenderla. Cerco di dargli una forma già rotonda per quanto possibile. Vi ricordo che qui abbiamo messo il lievito, quindi ragazze, questa va a crescere, non è la pasta frolla classica, ma è morbida. Quindi, essendoci il lievito, crescerà e non dobbiamo esagerare né con la misura delle strisce né con la misura della base. Adesso con la nostra teglia concrostata gliela appoggiamo sopra e andiamo a modellarla un pochino meglio. Okay, una volta che abbiamo la base, gli versiamo sopra la marmellata, ovviamente quella che preferite. Io ho scelto la marmellata di albicocche. Voilà! Adesso la mettiamo da parte e gli facciamo le striscette da mettere sopra. Allora, io utilizzo questa qui per pizza, ma in realtà ci andrebbe quella lì tutta seghettata, carina. Ce l'ho, ma non ho idea di dove sia, quindi uso questa. E voilà, lo so, non è perfetta, però non importa, sapete come la penso, le cose fatte in casa sono belle proprio perché fatte in casa. Adesso vado ad infornarla a 180 gradi per 30 minuti. Allora, abbiamo sfornato la crostata, eccola qui, bellissima, mi piace tantissimo, pensavo peggio. E poi abbiamo fatto anche il pan di Spagna.
siccome ne devo fare due di pan di Spagna, perché devo fare un 3 e uno 0, perché mia cugina fa 30 anni domani e voglio fargli la sorpresa, presenterò prima il 3 per Mare, che spegnerà le candeline, gli canteremo tanti auguri, insomma tutto tutto quanto, e poi a un certo punto dirò: ma no, mi sono dimenticata una cosa, e andrò a prendere lo 0 e metterò vicino al 3 lo 0, gli farò spegnere le candeline anche lei, una cosa che ci tengo tanto. Gli ho anche preso un regalo, gliel'ho preso su internet, ma non è arrivato, quindi bella figura de caccas. Ecco Agostino, è arrivato Marek che era andato al parco col nonno. Comunque abbiamo fatto anche il pan di Spagna, dopo vi do anche le dosi di questo pan di Spagna. È uscita una teglia bella grande e un pochino di questo qua che dopo andrò ad aggiungere insieme all'altro, e poi lo infornerò a 180 gradi. Tanto dopo vi do la dose, adesso aspettiamo che c'è il nanetto che è arrivato. Fatemi andare a vedere. Amore! Vuoi cucinare? Sì. E non si può, amore, vieni. Oh, ma come sei bello, hai fame? Sto cucinando per il tuo compleanno. Togli le scarpe, dove vai? Allora, sto facendo l'altro pan di Spagna, che è praticamente identico a quello che ho fatto prima, che vi ho fatto vedere. Metto a montare 10 uova con 300 g di zucchero. Poi, una volta che è montato tutto, ci vorranno circa 10-15 minuti, andrò ad aggiungere 150 g di farina, 150 g di fecola setacciata e mezza bustina di lievito e un pizzico di sale. Bravo! Cosa stai cucinando? No, no, lì no, lì no! Non mangiarla! Allora, come vedete le uova sono belle montate, le abbiamo fatte montare 15 minuti. Adesso con lo stas. Ho messo in allarme, ho fatto 4 mobile. Bene. Adesso mia suocera mi versa la farina e io mano a mano giro. Noi sinceramente non ci andava, ma l'abbiamo messo lo stesso, abbiamo messo mezza bustina di lievito. Ha girato così in modo che non si smonta e in più non vengono i grumi della farina. Noi preferiamo setacciarla, sì, io e mia suocera l'abbiamo sempre fatto così. Adesso lo vado ad infornare per circa 20 minuti a 180 gradi. È buonissimo? Guarda che ti sei combinato! Allora, dopo aver mangiato, fatto dormire Marek, io e mia suocera siamo scese a prendere le ultime cose che ci siamo dimenticate ieri. Mamma, mi viene in braccio. Adesso abbiamo tagliato il pan di Spagna a forma di numero 3. Poi sto facendo la torta per stasera, che è qua, l'ho già tagliata e bagnata col latte. Mia suocera ha fatto la crema pasticcera, che è qui, adesso la facciamo raffreddare bene, poi gli aggiungeremo la panna, così la facciamo crema chantilly. Qua c'è il numero 3, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, l'ho già ritagliato, poi domani andrò a tagliarlo in mezzo e farcirlo. E qui abbiamo l'altro pan di Spagna che dobbiamo ritagliare a forma di 0, l'ho già inciso, poi dopo vado a ritagliarmelo. E adesso non appena si raffredda la crema, farcisco la torta per stasera. Vero amore? Dammi un bacio. Vuoi far vedere il tuo cerchietto buon compleanno? Vieni, mettiti il cerchietto. Aspetta. A Marek gli abbiamo preso questo qui, questo cappellino con le candeline dove c'è scritto buon Natale. No, buon compleanno. Glielo facciamo indossare sia stasera che domani alla festa, è vero? Sì, amore. Domani. Allora, ho appena farcito la torta,
l'ho fatta con la crema chantilly, quindi panna montata e crema mischiate insieme. Adesso l'ho chiusa, gli ho messo sopra un altro po' di latte per ammorbidirla. Nel frattempo in forno c'è il ciambellone al cioccolato, che non è quello che ho fatto l'altra volta, ma è un altro tipo di ciambellone. E ragazze, se mi ricordo, e spero vivamente di ricordarmi, vi lascio scritta qui di fianco al forno, proprio qui, gli ingredienti. Tanto la procedura è velocissima, si fanno montare le uova e lo zucchero assieme, poi si mette l'olio e la panna. Dopo aver messo l'olio e la panna si mette la farina e il cacao. Cacao è facoltativo, io ne ho messi, li ho messi ad occhio, quindi vi dico un 30 grammi, però l'ho messo davvero ad occhio, ma è facoltativo. Adesso vediamo come esce fuori. Cosa stai facendo, piccolo monello? Poi prendi il tuo cerchietto, vai a giocare col tuo cerchietto. Niente, i miei suoceri sono usciti un attimo, sono andati a prendermi la carta da forno perché me la sono dimenticata. E niente, io vado avanti, devo fare ancora i biscotti e poi devo farmi una doccia. Ecco qui la torta finita, l'ho completata con gli Smarties perché sennò dovevo montare altra panna e non avevo più voglia. Quindi ho cercato di disegnare un treno, ma non è che mi sia venuto benissimo. E poi ho scritto sopra auguri Marek. È buio? Ti piace la torta? Sì, no amore, la devo mettere in frigo. La mangiamo stasera per fare tanti auguri a Marek. Allora, è arrivato il momento di fare i pacchettini per i bimbi, quindi vedrete solo inquadrato il tavolo. Vi faccio vedere che tipologia di caramelle ho scelto. Allora, ho preso queste qui. Ovviamente faremo anche una piccola caramellata lì alla festa. Poi ho preso queste qua alla fragola. Altre di queste qui alla fragola. I coccodrillini, quelle gommose. E queste qui più frizzanti, i ciuccetti, che poi sono simili a questi qua. E poi ho preso due confezioni di marshmallow, che perché voglio metterli sul tavolo del compleanno. E poi ho preso anche questi qua, che sono sempre, dovrebbero essere sempre dei ciucciotti o cose simili. Adesso faccio i pacchettini per i bimbi. Poi una volta che ho chiuso il pacchetto vado ad infilare questo qui dove c'è scritto grazie Marek e voilà. Non mi piace. Non ti piacciono le caramelle? No. Io lo so che non ti piacciono. Tanti auguri a te, auguri a Marek, tanti auguri a te. Sofia! Auguri a Marek! Sofia, Marek, Sofia! Sofia, Marek! Bravo! Più forte! Sofia, forte! Vai più forte! Non si spegne quell'amore! Dimmi com'è? Com'è? Che buona! Benissimo! È buona? Ah, ok. Allora possiamo mangiare. Come l'hai fatto? Cioccolato? No, crema chantilly. Mamma, spariamo! Balliamo? Spariamo? Spariamo? Ah, uno, tre, due. Due.
3. Dai, nonno, di quando dobbiamo contare. Sei lento, diglielo, Marek. 1, 2, 3 No, no, papà, no. Tanto se spaccavi qualcosa me l'aggiustavi tu. Ragazzi, a dirvi che sono stanca è pochissimo. La giornata è finita, abbiamo festeggiato anche stasera per il mio piccolo Metto. Sono le 10:30 appena pulito. Sono le 10:30 ho appena finito di pulire di là in cucina. Il resto della casa, ma in realtà abbiamo pulito stamattina tutta casa, sia io che mia suocera. Poi stasera abbiamo fatto, cioè ho fatto solo la cucina, mia suocera mi ha tolto tutto il casino, poi è andata a farsi la doccia e io mi sono fatta la cucina. Io la doccia non me la sono fatta, mi sono lavata a pezzi. Domani mattina metto la sveglia per le 5:30-6, così sono la primissima ad andare in bagno a farmi la doccia, sopracciglia, baffetti e basta, i capelli, poi vabbè, i capelli me li lavo e poi mi faccio la piega il pomeriggio, mi faccio la piega il pomeriggio e poi niente, poi domani alle 2 devo essere lì nella saletta per iniziare ad allestirla, quindi domani mattina mi rimangono da fare salatini, pizzette, farcire le torte, sia il 3 che lo 0 e decorarle, poi mi rimangono da fare i panini semidolci, che in realtà però i panini li ho già comprati fatti, perché altrimenti davvero impazzivo, adesso va bene tutto, e devo solamente farcirli, poi farò anche i sandwich alla Nutella, e credo di aver terminato, perché oggi abbiamo fatto appunto il ciambellone, che alla fine non vi ho neanche fatto vedere come è venuto, ma poi tanto lo vedrete nel vlog di domani. Il ciambellone, poi ho fatto appunto i pan di Spagna, abbiamo fatto la crema pasticcera, la crostata, non mi ricordo, ho fatto i sacchettini di caramelle per i bimbi e basta ragazzi, io adesso me ne vado a nanna, come al solito spero che questo vlog, anzi che questo vlogmas vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mi raccomando un bel pollice in su, anche solo di incoraggiamento per tutto l'entusiasmo che ci sto mettendo nel fare questa festa a mio figlio. E niente, se non l'avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale e basta. Noi ci vediamo domani con il prossimo vlogmas. Ciao!